Anyway, yes, very nice to be back in Parma. I was hoping to come with my colleague Michael Beck. He and I are the main teachers in Basel. We teach year training. He teaches the first year, and I teach year 2 and 3 for the bachelor degree. Yes, e suo collega Michael Beck, sono venuti l'anno scorso in training qui a Sentiamoci a Parma. E quest'anno deve essere presente anche Michael, ma in quel contrattempo non ho potuto venire. E lui, cioè Michael Beck e Adrian, sono i due insegnanti di year training al Jazz Campus presso l'Accademia Musicale di Basilea. Michael si occupa del primo anno del triennio jazz, mentre Adrian si occupa del secondo e del terzo anno. So, unfortunately, Michael couldn't make it today, had some problems, and we were hoping to do this together because we talked about the curriculum of what needs to be taught at the school, and we have basically the same view. So I'd like to start today firstly by outlining some of the basics which he would be actually responsible for doing, and I hope not to get too complicated, and I hope not to talk too much. Come dicevo prima, Michael non è potuto essere qui oggi perché aveva programmato di dividersi questa lezione in due, appunto, non per cui invece anche Adrian si occuperà anche della prima parte e vi mostrerà quello che è il curriculum di studi per il training jazz presso l'Accademia di Basilea. First I'd also like to talk about the fact that I'm actually a trombone player, composer. I play a couple of other instruments like the didgeridoo and even some piano and drums. So I've been teaching in Basel for the last 18 years, and I've always felt that ear training was most important in the field of music because it's so practical. Principalmente Adrian è un trombonista e suona anche vari altri strumenti come la batteria, il pianoforte e il didgeridoo, e insegna da 18 anni presso l'Accademia di Basilea e intende l'ear training come qualcosa di fondamentale per un musicista, per qualcosa che deve essere estremamente pratico, fornire delle abilità pratiche al musicista. It's the jazz type of ear training is relative to the music that we play and the music that we improvise to, and it goes hand in hand. L'ear training per i jazzisti è qualcosa di estremamente correlato alla musica che suonano, alla musica di cui si occupano. Qualcosa che è strettamente correlato e viaggia da braccetto. It belongs to different situations from technique of your instrument to hear the tone before you play it. It's to do with other technical stuff like intonation, and it's qualcosa che ha a che fare con una serie di abilità tecniche per il musicista, qualcosa che è legato all'intonazione e qualcosa che è legato al fatto dello sviluppo dell'orecchio interno, cioè alla capacità di sentire un suono prima di eseguirlo. And for improvising, it's about hearing a sound and reacting on it, playing a phrase out of the sound and as quick as possible to paint that sound on the wall. L'improvvisazione è la capacità di reagire ai suoni che uno sente, ma reagire
nella maniera più veloce possibile, quella di lanciare i colori su un disegno, su una tavoletta, quindi qualcosa che deve essere un'abilità estremamente pratica e da svolgere in tempo reale. It's also a place, a talent by each trainee is to find out what was the wrong note, not just the right ones. L'abilità che deve sviluppare il training è far comprendere qual è stata la nota sbagliata, non solo quella giusta. You can become a very good person to call if you are the one in the rehearsal where the time is short, something sounds strange and you know exactly why the conflict is there. È importante quando si ha poco tempo per le prove e il pezzo non suona come dovrebbe, capire dove mettere le mani, dove intervenire per farlo funzionare. Ecco, anche questa è un'abilità che viene sviluppata con il training. So, there's something else I wanted to mention because I was here last year and it was the first time that Jazz Year Training had an invitation and already then and also now there's a couple of things I'd like to tell that are a big difference between jazz in training and classical. Okay, anche l'anno seguente ero qui lo scorso anno e dalla prima volta che avevo invitato anche lo scorso un altro docente, era la prima volta che dicevo questo tipo di invito e vorrebbe far notare quelle che sono alcune differenze fra l'ear training per musicisti che si occupano di musica colta e ear training jazz. Quindi sono diverse, ci sono alcune differenze di approccio. There is in classical music, as we've already heard this morning with Ruta Padira, there is, depending on the stylistic, there's a lot of rules in the music which are there for many different reasons. Il tipo di lavoro che abbiamo visto questa mattina con i cantanti, con lo svolto della saluta, abbiamo un repertorio che implica una serie di un numero elevato di regole, di conoscenze anche teoriche, di regole di scrittura, di regole armoniche e così via. We already heard today a number of topics. No parallel fifths or octaves, avoid the major seven on the minor chord. They only played melodic minor going up and harmonic going down. Okay. Abbiamo quindi sentito di quinte parallele, ottave parallele, di una settima maggiore da evitare negli accordi minori, così via. Tutta una serie di regole che fanno parte di uno stile ben preciso. There is even instruments created to support these rules. Instruments that such as a harp, which needs to be it works with different keys, signatures. Also, in terms of technique of the violin, bow, upstring, up bow, down bow, the finger technique, enharmonic. These are all different rules belonging to an era and a style of that time, classical music. Di abilità, di conoscenze, di regole, tecniche legate anche ai vari strumenti che appartengono a una determinata epoca della musica occidentale. That was great. Okay. So we travel a couple of hundreds of years later, and we're talking about a style of music which supports expression and it supports breaking the rules. E invece ci stiamo occupando di un tipo di musica che ha al proprio centro l'espressione e considera la normalità il fatto di infrangere delle regole. So, but then again, in jazz and especially in modern jazz, we've been influenced by the whole history of music,
including modern 20th century. Il jazz in realtà siamo influenzati da una miriade di stili, inclusa la musica del XX secolo. Even in the last 50 years, there's lots of harmonic changes which have taken place in the jazz. We do not hear a lot of harmonic. There's some harmonic differences, such as the absence of whole tone chords. There's less augmented and diminished chords, as what we heard in the 40s. Negli ultimi decenni il linguaggio del jazz è cambiato radicalmente. C'è stata una trasformazione del linguaggio. Certi stilemi che erano utilizzati nel jazz negli anni 40 e 50 oggi non sono più presenti, certe caratteristiche sono cambiate. Quindi non si può parlare genericamente del linguaggio jazz, ma come accade per la musica colta è qualcosa che andrebbe contestualizzato in base al tipo di jazz di cui stiamo parlando, se jazz dell'epoca classica, jazz degli anni 50 o jazz scritto negli ultimi 15 anni. Even from the appearance of bebop, we saw old traditional jazz pieces manipulated and modernized in the late 40s into the 50s through harmonic development, such as a lot of substitutions. We had pedal point creating sus chords. We had a much more diversity in 2-5-1 systems. And of course the old melodies, what happened in the bebop was that often they took the old melody, threw it away, kept the chords and wrote a new, more complicated melody with much more challenging intervals. Okay. Il bebop, l'avvento del bebop ha portato una rivoluzione in moltissimi aspetti del jazz, sia da un punto di vista armonico, qui c'è stato un grandissimo numero di sostituzioni di accordi, anche solo per fare un esempio, ma per contro anche diverse varianti della classica successione 2-5-1, ma per contro anche dal punto di vista melodico, perché si è assistito al fenomeno in cui si è preso in considerazione alcuni standard jazz di cui si è mantenuta la struttura armonica ed è stata creata su questa struttura armonica una melodia molto più ardita, e quindi c'è stata una rivoluzione che è iniziata a partire dagli anni 40 e gli anni 50. As Igor Stravinsky presented his work, The Rite of Spring, after they heard the piece, everybody went crazy. There was a complete riot in this auditorium, because the dissonance that they heard drove them crazy, and they rebelled. Simile fa il paragone di quando alla prima esecuzione della sagra della primavera di Stravinsky, cioè è qualcosa che rompe completamente con gli schemi di tutto quello che era stato sentito prima. You had this kind of reaction or the first? The audience, the whole audience. Okay. Esatto. Fighting. Ok, la prima esecuzione ci fu una reazione violente. I don't want to compare jazz with Stravinsky, but why not? Because as the jazz history developed, new melodies, more complex chords, these dissonances became more. The people could accept more and pushed it to the limit where, of course, dissonance is a wonderful area where if people don't understand a sound, they'll feel different sort of emotions like fear or anger. Non voglio certo paragonare, forse sì, a Stravinsky con il jazz, però il lavoro che è stato fatto da
molti compositori jazz è stato proprio quello di creare nuove sonorità, creare accordi sempre più complessi e allargare l'ambito di quello che è accettato da un pubblico, da un ascoltatore, e continuare a spingere verso i limiti di quello che l'ascoltatore è in grado di percepire e di comprendere e di accettare. So, we are going to confront dissonance, and we're going to talk about that in the next days too, about not only dissonance but also resolution. And dissonance, in how many degrees you can categorize dissonance? È possibile fare una categorizzazione delle dissonanze, il problema delle dissonanze e anche della loro risoluzione. I would like just to quickly go through that first part one. And as I said, this is a... Riuscite a leggere tutti nella lavagna? È troppo piccolo. Stravinsky's outside now. We can do part one first. So, my class is normally about 15 to 17, 18, or 15 to 20 students. And it's very important, first of all, that everyone's up to date with the very basics. Now mostly, most people come from a three-tone chord, and then if we venture out to more like four chords, not four-note chords. In this case, major seven. Within that chord, I can play different tones, and it's expected to know where we are within the chord. So if I play this, sempre con gruppi di studenti che sono tra i 15 e i 20 e ci si aspetta che ognuno di loro conosca le basi dell'armonia, l'armonia degli accordi non solo a tre ma anche a quattro suoni. Questo primo esercizio è suonato un accordo di major 7, un accordo di settima maggiore, e lo studente deve essere, una volta che si è sentito l'accordo, ha suonato una nota, deve essere in grado di capire quella nota se è fondamentale la terza, la quinta o la settima rispetto alla corda. So basic recognition of chords by ear and to be able to name them in full. In this situation is C major 7, so I play this. We have a minor 7 chord. If I play this, minor 7 with a flat 5. Does this need translation or do you understand those chords? Avete bisogno della traduzione di questo? Cioè, il senso è che lui ha dato il primo accordo e suonando accordi al pianoforte gli studenti devono essere in grado di definire la qualità dell'accordo. Se è un semi diminuito, se è un accordo minore settima e così via. Because they also have to recognize the root or also the quality. For now, it's just quality of the chord. Semplicemente la qualità dell'accordo. And these would also be then sung, even if it's diminished. Even if it's a minor major 7. Singing arpeggios. At the moment, we're only using four notes in each chord. Di essere in grado anche di cantare questi accordi di arpeggio, riconoscere l'orecchio, essere in grado di, come dicevamo prima, dato l'accordo, riconoscere la nota della melodia dove si colloca all'interno dell'accordo. That would be
mostly singing. Sometimes we have instrumental dates where everyone brings their instrument and we play together. Principalmente lo fanno con la voce, ma ci sono alcune lezioni in cui ognuno arriva con il proprio strumento e il lavoro viene fatto sul proprio strumento. These four note chords, probably we put them into a musical context in form of a standard song, something like. Stella by Starlight, that famous songbook composition. I have your handouts if you need to do them. Let me do that later. Just that was the text. E un'altra cosa, le stesse strutture inserite all'interno di standard jazz, cioè, quelli che sono per loro brani del repertorio, cioè standard jazz. Gli standard jazz. All those chords I just played now with that melody were just very basic. There's no voicing in my left hand, nothing special. Suonate in una maniera molto molto semplice, senza voicing, cioè una distribuzione delle note in particolare, proprio l'accordo suonato con la mano sinistra e la linea melodica suonata con la mano destra. Un'esecuzione molto basic. Here once again without the melody, just the chords. Still,
court, which is overseas, is very few occasions where I would call that a court over a base court. Okay. Come tecnica di costruzione degli accordi si definisce sempre il basso come una specie di fondamenta su cui viene costruito tutto quello che ci mettiamo sopra, indipendentemente da quello che viene sempre relazionato con il basso. Quindi questo è il motivo per cui anche nell'indicazione della sigla abbiamo una serie di qualità che definiscono l'accordo con l'indicazione della nota che sta al basso. I'll start off with some major chords. That's what we started with today. We had a major 7. Now, unfortunately, I haven't used solfège ever. I don't know any other area. And in the jazz language, I think using solfège would be a distraction, if I'm honest. It's a very difficult to cope with if we had a melody of that and you wanted to solfège, I think it would really be difficult. This was the relative solfège. I do my do, do, do. And sometimes I do a la, 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 but that has nothing to do with or a fi, fi. Ok, con questo tipo di materiale l'approccio con la soddisfazione, sia essa relativa o assoluta, è, per dire in termini gentili, quantomeno una distrazione. Con questo tipo di materiale, come quello che ci ho fatto sentire prima, pensare ai singoli nomi delle note è un elemento che porta a distrarre. So, why don't we sing with a text? And the text is 1, 3, 5, 7, 9, sharp 11, 13. So, 1, 2, 3. This would be the full extensions of a C major 7. I'm including the 9th degree, the sharp 11, and the 13. Okay, questa sarebbe l'estensione completa in termini di intervalli di un accordo di Do major 7, includendo la nona, l'undicesima diesis. So the 13th, okay. Okay. The last one was the 13th. So can we sing that together? Would that be possible? Possiamo provare a cantarla? We're going to sing like 1, 3, 5, 7, 9, 7, 13. Again, 3, 4. Here you hear, I didn't say any sharp 11 because it's a
It's the, if we played that down the octave, I wouldn't call it the sharp 11, I would call it the suspended fourth. Se è chiaro, cioè quello che abbiamo chiamato undicesima ci potrebbe essere in un'altra ottava la quarta sospesa, la corda su, se la fa sotto. Do all of Messiaen, we have to play
a sus chord. Don't use nothing. Yeah, I think that's it. Moving on to minor chords. We have a lot more. Deviations. That's what I originally played, right? I've got my 1, 3rd, 5th, 9, 11, and 13. There is also a half diminished or a minor 7 flat 5, which we also heard at the start of. Minor 7 flat 5. E già mi vedete tutte quelle che sono le alterazioni impossibili della stessa corda. Insieme diminuito e così. On top of that, I can put a 9 and an 11. But I can't really put the 13 on there. Well, it's here we come to. First conflict. If that's really accepted in our society. The scale on this half diminished is actually with a flat 6. So they put a natural 13 on it. So a little conflict. So here we have 1, flat 3, flat 5, and now we don't have this flat 7 anymore. We have a natural 6. We can also put a 9 on, and 11. Mi sta facendo sentire solo tutte le varianti.
dell'accordo illuminante. Di case con la mano maggiore, con la mano minore, avviando la tredicesima e così via. But the students should be able to recognize this by ear. It's exactly right. So, just in terms of explaining the language of the chords symbols, C7 flat 9, this would be C7 sharp 9. 1, 3, 5, 7, sharp 9. Now I've got the 13. I can also have a flat 13. Here's the natural 13. Flat 13. Very often accompanied by a sharp 9. So did you hear an A flat over C7 now? I have. I thought that's what you're saying. Very good. We'll get to those extensions later. I think it's important to know in ear training that what tone you're seeing. In terms of what function does it have within the chord? Fondamentale nel training so che cosa si sta cantando non tanto in termini di note, come dicevamo prima, ma in termini di funzione, cioè sapere se la nota che stiamo cantando gioca il ruolo di terza, quinta, nona e così via all'interno dell'accordo che c'è in quel momento. We can do a little tiny exercise. That is a very simple, basic thing, but we'll do. Let's try major 7 first. And this is, as I call it, a 2, didn't I? Well, for now it's a 2. Typical sound you all know. Can we try that? 3, 4. With text. Permutations. So if I just maybe
I could write 1, 2, 5, 3. I could do 1, 3, 5, 2, 1, 3, 2, 5. I could do a 2, 1, 3, 5, 2, 3, 5, 3. No, 2, 3, 5, 2. Understand what I'm talking about? Let's just pick one out. I'm going to do it this time. We start off with 3, 5, 2, 1. My first permutation. Questa cosa è paragonabile tutta una serie di varianti. Quindi adesso ne stiamo provando una. Quindi non cantandole in fila 1, 2, 3, 5 come abbiamo fatto prima, ma in questa forma 3, 5, 2, 1. So can we sing that? We got 3, 4. Let's try out the 1 flat 3 4 5 on the minor 7. Questo modo di cantare la corda, tutte le loro varianti così.
Let's try 5 flat 3 4 1. And I tend to always start off first with the cycle of
fourths and fifths. Okay. Voglio iniziare a dire con codi semplici o organizzati secondo il circolo delle quinte. Let's do the major seven.
That's pretty easy, right? Really fine. By singing 1, 2, 3, 4, 5 in each of these chords. Yes. Okay. Quindi quello che abbiamo fatto adesso, cerchiamo invece di cantare solo la fondamentale dell'accordo, cantare 1, 2, 3, 5 su ognuno degli accordi che sono organizzati secondo il ciclo. 1, 2, 3, 5. 3, 4. Thank you.
Thanks, Lydia. If I put the
this in a 2-5-1 progression. Here I've got the D. I'm going to do in, if I'll do it in the key of C. So I have D minor. You heard before, this is quite easy when you hear something.
Aeolian. Should we try an Aeolian? That's a root. Remember a flat six? Let's get it. Here we go. Two, three, four.
century influence again, same as we did before with the All right, see you then.